Dopo oltre 25 anni di sperimentazione, quasi 300 motori installati e una continua e incessante ricerca, MV Fly è oggi una realtà importante sul mercato internazionale dei motori aeronautici. Tecnologia completamente made in Italy, motorizzazioni adattabili con facilità su aeromobili monomotore, bimotore, stall, su elicotteri, autogiro, deltaplani, idrovolanti e droni. Un fiore all'occhiello dell'ingegneria italiana, voluto da due ingegneri provenienti da importanti esperienze del settore automotive, determinati a portare innovazione ed alta tecnologia sulle motorizzazioni VDS, LSA e di aviazione generale. Oggi sono disponibili 16 modelli, con potenze comprese fra i 100 e i 160 cavalli, con rotazione oraria o antioraria, traente e spingente. Il miglior rapporto potenza-peso per il mercato aeronautico grazie alla grande efficienza termodinamica e il miglior rapporto potenza-prezzo del mercato grazie all'alta tecnologia e all'innovazione. MV Fly è una società italiana che produce motori per aviazione sportiva. È nata nel 94 come Metalwork, poi nel 2002 è diventata MV Fly e ha iniziato a commercializzare un motore che ha delle caratteristiche completamente diverse da quelle della concorrenza. Un motore raffreddato ad acqua con iniezioni elettroniche, un motore moderno che acquisisce molte delle sue caratteristiche dal mondo dell'automotive, in quanto la nostra esperienza, il nostro background è nel mondo dell'automotive. Io ho lavorato in Ducati, mentre il mio partner Guido Fantini è in Lamborghini. Il motore viene prodotto in 16 versioni diverse, due cilindrate. Attualmente è stato prodotto in 260 esemplari nella versione precedente che si chiamava B22 e B25. Dal giugno di quest'anno è iniziata la nuova produzione in questa nuova struttura della nuova versione che si chiama Spirit, che è stata progettata e ripensata, che prevede anche una versione turbo. È un motore di iniezione elettronica, è completamente raffreddato ad acqua, albero a cambi in testa per una maggiore efficienza, è disponibile sia con riduttore sia in versione diretta. Il motore è concepito come un modulo e tutto quello che serve per il funzionamento del motore è integrato sul motore, quindi questo lo rende facilmente installabile. Abbiamo installato sul motore il barilotto dell'espansione dell'acqua, le bobine, e tutto l'impianto di accensione, lo start relè e altri componenti che servono appunto per il funzionamento del motore. Quindi l'installazione e lo smontaggio dal velivolo richiede un tempo massimo di 20 minuti. Come accessori abbiamo previsto il riscaldamento per la cabina, il generatore ausiliario e tutta la strumentazione di bordo, cioè l'EMS, cioè lo strumento che permette di verificare i dati del motore e la diagnosi del motore stesso. Quindi noi possiamo anche in maniera remota, quindi anche dalla altra parte del mondo, collegarci al motore e verificare lo stato del motore stesso. Nel riduttore è integrata una pompa e abbiamo realizzato un sistema di controllo per un'elica a passo variabile idraulica di nostra progettazione. Abbiamo una rete di assistenza, una rete di distribuzione in tutto il mondo e comunque è possibile avere un supporto di assistenza in remoto entro le 48 ore da eventuali malfunzionamenti del motore. Noi siamo in grado appunto di collegarci in maniera remota e verificare lo stato di funzionamento del motore. Possiamo anche rimappare in maniera remota, quindi fare dei servizi di assistenza dedicati per particolari applicazioni del motore. Abbiamo quattro attacchi posteriori del motore che sono stati progettati e realizzati per minimizzare le dimensioni del cassello motore. Non sono attacchi compatibili con quelli degli altri motori, non avendo lo stesso peso dei motori della concorrenza, è necessario comunque realizzare un castello motore dedicato tenendo conto del bilanciamento del velivolo. Oltre ai quattro attacchi posteriori che sono integrati sul motore, abbiamo come option la possibilità di montare quattro adattatori per montare il motore a mensola, quindi avere quattro attacchi inferiori. Il motore è decisamente moderno perché è un motore progettato negli anni 2000 e rispetto
rispetto alla concorrenza che sono motori degli anni 70, se non prima ancora, se parliamo della concorrenza Lycoming o Continental, ha delle alte prestazioni, il miglior rapporto peso-potenza e anche il miglior rapporto prezzo potenza. Ultima cosa, è un motore tutto italiano, perché tutto il prodotto, tutti i componenti sono italiani. Prodotto in 16 versioni, la base del motore è sempre la stessa, questo fa sì che possiamo produrre un motore a presa diretta che gira 3300 giri con una TBO di 2000 ore e poi abbiamo delle versioni con il riduttore, la prima versione gira a 4300 giri e la seconda a 4700 giri e per questo motivo hanno due TBO differenti rispetto alle 2000 ore della versione diretta. Infine c'è una versione dedicata agli elicotteri che è una versione diretta con il motore che gira 4700 giri e una TBO di 1500 ore. Recentemente MV Fly ha fatto una serie di investimenti, ha acquistato una nuova struttura per affrontare il processo di certificazione per l'aviazione generale che prevede la certificazione di O, cioè Design Organization, PO Production Organization e poi il TC del motore. Il processo di O è stato completato e a breve inizierà il processo per la certificazione del motore e della produzione.